vero che alla base c'è l'attività quotidiana del Campus Italia, però è pur vero che per la nazionale Under 18, no, in quanto tale, sono le prime esperienze in ambito internazionale e quindi vincere è molto importante, no? Sì, sicuramente, anche perché l'Israele è comunque una squadra preparata da circa un anno e mezzo, che quasi mensilmente si ritrova a fare tornei, quindi ha un po' di, anche di quella esperienza, quell'affiatamento che come nazionale ancora non abbiamo. Oggi erano presenti in campo tanti non del campus, per cui il gioco organizzato veniva un po' meno, ma siamo stati sorretti da un grande Stojanovic vicino attacco e una bellissima difesa da parte di tutta la squadra. Non sono molto soddisfatto perché abbiamo giocato punto a punto, ma più che punto a punto, azione su azione in quarta fase con l'Israele, dove invece noi dobbiamo cercare di imporre il gioco in gioco veloce, perché alla fine ci dobbiamo preparare a vincere delle partite con avversari più robusti e quindi dobbiamo cercare l'arma della velocità. Siamo ancora un po' frenati, questo non va bene, vorrei che i giocatori giocassero in maniera un po' più rilassata, contando anche sul fatto che una nazionale ha i cambi, pari ruolo, non si devono preoccupare di sbagliare.